A distanza di alcuni mesi dall'uscita di Nintendo Switch OLED, molti si stanno ancora chiedendo se valga la pena comprarla, se ha senso comprarla a questo punto del ciclo vitale di Nintendo Switch e quali sono le cose positive e negative che ha portato alla console. In questo video andremo a vedere 7 punti, 4 positivi e 3 negativi, di cose che la Nintendo Switch OLED ha portato alla console di casa Nintendo. Salve a tutti, io sono Davide, ma voi potete chiamarmi Vix, e oggi andremo a vedere se ha senso acquistare Nintendo Switch OLED. Ovviamente il video è rivolto principalmente a chi ha già una Nintendo Switch e si sta chiedendo se abbia senso passare a una versione OLED. Per chi non ha una Nintendo Switch, probabilmente la OLED rappresenta il miglior compromesso fra gioco portatile e gioco fisso. Il primo punto di cui sono estremamente compiaciuto e che devo assolutamente evidenziare è lo stand per tenere aperta la console in modalità da tavolo. Ragazzi, il cavalletto di Nintendo Switch, quello precedente, ma ce l'avete presente? Voi che avete ancora la Nintendo Switch passata, avete presente quel coso dietro, il pirulino di plastica da aprire? Ragazzi, ma cioè, mi faceva venire l'ansia da prestazione anche solo pensare di giocare in modalità da tavolo. Quando andavo lì a tirarlo, se lo stavo tirando forte, piano, se lo stavo distruggendo, se stavo spaccando la Switch, sudavo freddo, letteralmente. Invece, adesso con Nintendo Switch OLED ho scoperto il piacere di giocare da tavolo con Nintendo Switch. È una cosa che prima non pensavo neanche di fare e che invece è molto piacevole. Non solo perché a rendere più piacevole l'esperienza è anche il fatto di poter modificare l'inclinazione dello stand e quindi dirigere bene lo schermo verso la propria faccia. Inoltre, i gommini presenti alla base della Switch danno un grandissimo supporto nel rendere stabile la console. Mentre la precedente dava l'impressione di scivolare continuamente come una saponetta, invece adesso è stabile e l'esperienza è molto gratificante. Passiamo adesso al secondo elemento positivo presente su Nintendo Switch OLED, ovvero la porta Ethernet. Ragazzi, ma vi ricordate questo? Una porta USB in uscita e un cavo Ethernet in entrata. Questo coso di plastica è la soluzione più scomoda che l'essere umano abbia mai inventato per approdare alla soluzione di un problema, in generale, non nel mondo console. Ma come si fa a pensare di dare una cosa del genere? Ma che cos'è? Cioè, io ogni volta che mi trovo a collegarlo alla Switch, mi chiedevo, ma cosa sto facendo della mia vita? La porta Ethernet era fondamentale inserirla già 5 anni fa. Comunque Nintendo conta nel parco titoli giochi come Super Smash Bros., Mario Kart, Pokémon. Sì, va bene il Wi-Fi e tutto, tra l'altro il Wi-Fi di Switch non è che fosse anche il top del top. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma ci vuole una stabilità. Già questo coso dava diversi problemi in fase di connessione, però la porta Ethernet è stata finalmente un'aggiunta molto gradita, molto piacevole e che finalmente ha consentito anche a me e a tutti quelli che giocano online di giocare serenamente, senza doversi preoccupare di sto coso di plastica che si stacca e attacca dalla dock. Passiamo adesso al terzo punto positivo, che è la durata della batteria. In realtà non è propriamente un qualcosa esclusivo di Nintendo Switch OLED, perché se lo porta già dietro dalla versione 2019, dove era stata sensibilmente migliorata la durata della batteria. Però ragazzi, lasciatevelo dire, se passate a OLED dalla prima versione di Nintendo Switch, dalla 2017, è una svolta epocale. Epocale, perché dalla prima versione di Nintendo Switch bisognava stare attaccati costantemente alla presa. La batteria, specialmente per le console un pochino più vissute, dura letteralmente 2 ore lì. Su Nintendo Switch OLED, anche in giochi un pochino più importanti, un po' più pesanti, come possono essere Zelda Breath of the Wild o Leggende Pokémon, si arriva tranquillamente alle 5 ore e mezza, 6 ore di autonomia. Questo non è assolutamente poco, specialmente considerando che uno, una sessione non durerà mai così tanto probabilmente in portatile. Due, c'è anche lo schermo OLED più grande, più luminoso, che consuma tecnicamente più batteria, quindi hanno fatto un ottimo lavoro. Non so in che modo si vada a compensare, ma la differenza si sente ed è fantastica. E passiamo infine al quarto e ultimo elemento dei punti positivi, che ovviamente, ragazzi, non può che essere lo schermo OLED. Ragazzi, lo schermo OLED di Nintendo Switch è una gioia per gli occhi. Quando andate a giocarci con quella brillantezza, con quella grandezza in più, è veramente qualcosa che migliora l'esperienza di gioco in modalità portatile. Non solo, rende finalmente possibile anche cose che prima erano molto scomode, come giocare per esempio in due a giochi come Mario Kart in modalità portatile, cosa che diverse volte mi è capitato ed era sempre scomodo, quasi da mal di testa. Invece quella piccola differenza
fa la differenza, ecco, scusate il gioco di parole. Non solo perché nonostante lo schermo sia più grande e nonostante mantenga i 720p di risoluzione, dà quasi l'impressione di avere una risoluzione più alta, probabilmente complici pixel che si vanno a spegnere del tutto quando non sono chiamati all'azione. Ecco, se c'era una cosa che sul modello precedente mi infastidiva parecchio, erano quei cornicioni neri intorno che mi davano l'impressione di tantissimo spazio sprecato e che davano anche alla Switch un look abbastanza anacronistico. Non solo, lo schermo adesso finalmente non sa più di plasticaccia come era in precedenza, adesso è davvero uno schermo di vetro, è uno schermo che al tatto è sensibilmente migliorato come qualità costruttiva. Ed è proprio dalla qualità costruttiva che deve partire il primo dei tre punti negativi per quanto mi riguarda. Ecco, il primo elemento dei tre negativi è che non è possibile, ragazzi, che a distanza di 5 anni Nintendo Switch non abbia ancora subito, anche con la versione OLED, un miglioramento del materiale dei Joy-Con. I Joy-Con sono ancora della stessa plasticaccia di cui erano i precedenti, che nonostante il miglioramento leggerissimo subito nel 2019, continuano a soffrire pesantemente di Joy-Con drift e comunque, ragazzi, sono sensibilmente scadenti, anche proprio al tatto. Magari appena usciti dalla confezione no, danno un'impressione migliore, ma già sul medio utilizzo iniziano a diventare plasticosi anche al tatto, cioè un'usura proprio costante, e non solo, perché a distanza di già alcuni mesi anche questi Joy-Con, come mi successe per i precedenti, iniziano a scricchiolare, i tasti iniziano a fare rumori assolutamente non piacevoli. Il secondo punto di quelli negativi è invece un qualcosa che mi stupisce starlo inserendo fra le cose negative, perché mi sembrava una di quelle che mi sarebbero piaciute di più in fase di presentazione della console. Sto parlando dello sportellino sul retro del dock. Ragazzi, quello di prima, diciamo, sì, era un po' scomodo per come si apriva, per la plasticosità, però, mamma mia, avete presente quando vi ho detto che avevo l'ansia da prestazione solo a pensare di aprire lo sportellino della Switch, lo stand per tenerla in piedi? Stessa cosa adesso, ragazzi, il dock attuale ha uno sportello dietro che è durissimo. Quando lo riesci finalmente ad aprire mettendo in atto tutta la potenza che del bicipite mista al pettorale, schizza via come una saponetta e riattaccarla richiede necessariamente di guardare dove si stanno inserendo i bottoncini, perché non si riesce a inserirla agevolmente se la dock, come nel mio caso, è sul retro della televisione. E arriviamo dunque al settimo e ultimo punto della lista, il terzo elemento peggiore che, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma è il più grave punto per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Nintendo Switch OLED. Nintendo Switch OLED, a distanza di 5 anni dall'uscita del primo modello di Nintendo Switch, arriva sul mercato con lo stesso identico hardware, senza migliorarlo di una virgola. Questo, ragazzi, per me è inammissibile. Era il momento giusto in cui introdurre un piccolo miglioramento hardware, magari solo per gli appassionati, solo per coloro che volevano godere di esperienze ancora migliori, anche se lievemente migliorati, come poteva essere successo con la PS4 Pro. Però, ragazzi, no. L'hardware di Nintendo Switch palesemente non ce la fa più, anche se giochi Nintendo ancora ottimizzati da Nintendo riescono a reggere e sono ben ottimizzati, stanno a 30 fps, ancora gradevoli. Comunque sono in qualche modo limitati, potrebbero essere molto più di quello che sono attualmente, e invece non possono perché Nintendo Switch ha la potenza di un tostapane, ha una potenza di un hardware di 10 anni fa sostanzialmente. Ragazzi, le riflessioni da fare sono tante, soprattutto sono tutte quante personalizzate sulla vostra specifica esigenza, perché da un lato la batteria migliore rispetto alla versione 2017 aiuta tanto, in più c'è un'estensione di garanzia, perché se cambiate la vecchia Switch per la nuova, ovviamente avete altri 2 anni di garanzia. Non solo, perché magari rivendendo la vecchia Switch, la Switch OLED vi esce sui 200 euro e a quel punto potrebbe anche valerne la pena. Secondo me, quindi, oltre al fatto che dovresti iscriverti a questo canale per continuare a confrontarci, ha senso passare a Nintendo Switch OLED solo ed esclusivamente se arrivate dal modello 2017. Se avete già il modello 2019, per il solo schermo più grande potrebbe non valerne la pena. Detto questo, però, la decisione è la vostra.